appassionati di volley, lettori della notizia web, pala Nando Di Leo di Cerignola, dove si è appena conclusa la gara valida per i quarti di finale di Coppa Puglia, il derby tra la Pigia Cerignola e Manfredonia, che ha visto le padrone di casa vincere per 3-1 ed accedere alla Final Four del torneo. Qui con me Mara Racanati, centrale della La Pigia. Mara, una gara in salita perché si è perso il primo set, però è una squadra questa che non si ferma mai. Sì, in effetti il primo set non è andato al meglio, però poi ci siamo riprese bene, infatti si è visto il risultato. Una prestazione in crescendo, anche la tua, come il resto delle tue compagne di squadra. Il Manfredonia aveva preparato bene la partita, si è visto soprattutto nel primo set, poi voi avete colpito i loro punti deboli. Sì, ma anche noi in realtà l'abbiamo preparata bene, solo che il primo set magari non eravamo ancora entrate in partita, un po' la tensione, però poi abbiamo fatto tutto ciò che il mister ci ha detto e è andata bene. Adesso c'è tempo per pensare alla Final Four, arriverà ad aprile, però domenica prossima inizia il girone di ritorno in campionato. Con quale spirito vi avvicinate dopo questa ennesima vittoria e c'è un primato da difendere anche in chiave playoff? Sì, noi ce la metteremo tutta perché il nostro obiettivo appunto è vincere questo campionato, quindi non molleremo neanche in campionato, anche se la soddisfazione della vittoria nei quarti di finale è comunque grande. Grazie Mara e complimenti. Grazie. Michele Drago, tecnico della La Pigia. Michele, la tua è una squadra che non si ferma mai, anche oggi 3-1, secondo derby vinto con il Manfredonia, è un traguardo storico per la La Pigia che giunge alla Final Four di Coppa Puglia. Beh, sono contento anche soprattutto per come abbiamo giocato, per come abbiamo tenuto il campo dopo aver perso il primo set. Siamo riusciti a trovare le dimensioni sulla ricezione, sul muro, sulla difesa. Sono contento per il pubblico cerignolano che ha questa bella soddisfazione da queste ragazze. La Final Four, speriamo di riuscire a organizzare la Cerignola, così è un bel momento, no? Sì, a livello di visibilità infatti sarebbe una gran cosa. Grande reazione dopo un primo set così, tutte le ragazze poi comunque sono salite di tono ed oggi forse si è vista anche una novità, perché se è vero che Roberta Bottiglione è stata un po' limitata oggi dalle avversarie, si sono trovati altri terminali offensivi oltre alla solita Annese, bene anche Montenegro oggi e Binetti. No, ma hanno giocato anche Bottiglione, è stata positiva per quel che mi riguarda, perché Amura è stata sempre presente. Il centrale per me se tocca e Mura è un centrale di un certo livello. È chiaro che lei aveva di fronte un muro importante, non arrivavano palle abbastanza decenti perché abbiamo sofferto un po' la loro battuta sul primo set sulla ricezione, tutto diventa una conseguenza, però l'apporto che ci dà Roberta in questa squadra è veramente importante. Chiaramente oggi sono salite anche tutte quante le altre, come stanno facendo bene ultimamente, quindi non è che è soltanto in questa partita. Si vuole proseguire questo momento assolutamente positivo, è di risultati e di forma. Domenica ancora un appuntamento qui tra le mura amiche con l'Europa Bari per iniziare il girone di ritorno. Cosa ti aspetti da questa partita e le avversarie devono temere? Comunque questa squadra si cercherà di mantenere questo gruzzolo di punti che attualmente la tua squadra vanta. Dobbiamo fare la nostra partita contro questa squadra di Bari, che è una bella under 18, sono 3 anni o 2, non ricordo bene, che va a fare finale nazionale under 18. Dopo di questa abbiamo anche un'altra under 18 ad Altamura. Sono due squadre importanti. All'andata ci misero in difficoltà, ci tolsero via un set. L'altro set lo vincemmo ai vantaggi. Quindi dobbiamo prepararci al meglio, dobbiamo stare molto attenti perché le ragazzine poi sono sempre pericolose. Grazie Michele e complimenti.